Inizio con Luca che ci vuole presentare il suo libro, poi Luca sarà in mezzo a voi, quindi se gli volete chiedere qualsiasi cosa, Luca è a disposizione. Ecco, passo il microfono a Luca. Grazie Giuseppe. Ci tengo anch'io innanzitutto a ringraziarti per l'invito, questo è il secondo anno che sto qui e per me è veramente un'emozione partecipare a eventi come questi, perché lo slogan del Memorial, il tuo ricordo non muore mai, penso parli da sé. E anche la cornice di pubblico che c'è qui, anche essa la parla da sé, la dice lunga sull'affetto che tutti quanti noi proviamo per Federico. Io ho pubblicato questo libro e quando penso a questo libro mi viene da pensare a Federico, perché per me è stato un sogno. E quindi quando penso che un ragazzo come Federico purtroppo si è dovuto arrendere alla triste volontà del destino, penso che purtroppo non è riuscito a realizzare tutti i suoi sogni. Però allo stesso tempo, ripeto, il fatto che oggi tutte queste persone siano qui a ricordarlo, e che tu, genitori splendidi di Federico, continui a ricordarlo in questa maniera, ci deve far pensare e far riflettere che in realtà non c'è spazio per la tristezza, per la malinconia, ma solamente per la gioia e per ricordarlo tutti quanti insieme. Quindi sono veramente contento. E questo libro, sì, io ve lo presento, ve lo faccio vedere, come dicevo, la maglietta ve la devo dare a Cristina. È un romanzo che è uscito a dicembre, poco fa, e come dicevo appunto, per me è stata la realizzazione di un sogno. È un romanzo che va a abbracciare dei temi sociali anche abbastanza forti, come l'integrazione, il razzismo, il superamento di alcuni pregiudizi e preconcetti, e soprattutto alcune barriere mentali sempre difficili da oltrepassare. E inoltre è anche un modo per superare anche il pregiudizio nei confronti delle donne, la violenza sulle donne. E vi invito a leggerlo, sono contento se possiate. Il romanzo, il titolo è Le digressioni del cuore. Lo potete acquistare, si trova qui a Monterotondo, alla Mondadori, oppure all'Arca, verso la libreria davanti, il centro commerciale Arca di Capena, oppure potete ordinarlo in tutti i maggiori store online come Amazon, IBS e anche direttamente dal sito della casa editrice, che è la Epsil Edizioni, oppure anche potete ordinarlo in qualsiasi Feltrinelli. E penso di aver detto tutto, poi qualsiasi domanda sono lì. Sì, sono veramente contento, ringrazio ancora Giuseppe per l'invito e ricordiamo un'ultima volta Federico con un grande applauso e grazie. Grazie mille a Luca. Luca, io ti consiglio di andare lì, così se qualcuno vuole chiedere informazioni. Adesso, sì, quella lì. Allora, adesso la parola va a Riccardo Stocchi, però permetto che iniziamo. Riccardo, per chi conosce un po' il calcio locale, il calcio anche a 360 gradi, perché ex Roma, giusto? Tifoso della Lazio, ex Roma. Vabbè, lo fanno. E con il suo gol ha portato il Mentana in Serie D 10 anni fa, 12, mazza, 11 anni fa, il tempo vola. Quindi voglio fare un grande applauso a Riccardo, perché voglio fargli dire anche due parole ovviamente. E Riccardo poi voterà il miglior giocatore e il miglior portiere, quindi sarà un po' una sorta di osservatore. Faccio dire due parole e facciamo un applauso finale. Buonasera, io ringrazio Giuseppe per avermi dato la possibilità di fare testimonial a questo evento. Per Federico, che comunque sia come ragazzo, per la sua bontà è rimasto nel cuore della comunità. Io ho avuto la fortuna che abbia abitato di fronte, quindi l'ho visto crescere e sono davvero onorato, perché la memoria di lui qui in questa comunità, che pur piccola che sia, non morirà mai. Grazie mille veramente a Riccardo. Allora, noi non a casa abbiamo voluto lui, perché lui praticamente è stato un campione del calcio, perché adesso hai un bar, quindi ha messo la testa a posto, è stato un campione del calcio e noi seguivamo il Mentana, quel famoso Mentana Penne 4-3, e quindi noi abbiamo voluto a tutti i costi Riccardo, e è un onore per noi averti qui veramente. Grazie mille. Allora adesso, come state così, mettetevi a centrocampo in riga, facciamo una cosa carina.